il piacere di presentare le novità prossime e future di Acme. Vi ringraziamo il dottor Bolopan, il dottor Onofri e tutto lo staff che segue Acme. Ringrazio voi. E niente, adesso sentiamo tutto quello che si dicono. L'unica raccomandazione che faccio è quella di tenere le mascherine e il distanziamento. Siamo tutte persone intelligenti, quindi vedo che non ci sono grossi problemi. Nel caso in cui desse fastidio la mascherina, uno si può allontanare e toglierla. Però finché si assiste, quindi si lascia un ambiente chiuso, cerchiamo di mantenere a distanza la mascherina. Tutto qua. Buona presentazione e grazie ancora. Grazie. Va bene. Allora io voglio cominciare questa volta in una maniera diversa rispetto al solito, perché il nostro Presidente oggi compie gli anni, non sta parlando. Non dice delle parolacce sotto la mascherina, ma... Vabbè, pure Corrado! Va bene, allora grazie innanzitutto di essere venuti, contento di ritrovarci tutti quanti perché quello che abbiamo passato non è stata una cosa particolarmente facile, purtroppo siamo ancora un po' sotto pressione e questa pressione devo dire purtroppo ce l'abbiamo anche noi, come voi sapete siamo stati chiusi praticamente per 45 giorni, e prima di noi sono stati chiusi i nostri produttori, quindi questo ha rallentato enormemente tutte quelle che sono le aspettative e i programmi di. Abbiamo cercato di rimetterci in carreggiata e come avete visto nelle ultime settimane, a partire dalla metà di maggio, abbiamo cominciato a consegnare quello che avevamo promesso. Abbiamo cominciato con la 447, abbiamo continuato ieri con la 444, quella cosiddetta Basso Blu, che in realtà poi è la versione della macchina di seconda serie nella livrea originale. Continueremo diciamo, nel corso delle prossime settimane fino alla prima decade di agosto cercando di consegnare le novità diciamo, già annunciate e già presenti nei programmi. Proprio perché abbiamo cominciato con la 444 vale la pena ritornare a parlare di quella che manca, anche perché così rispondo immediatamente a quelle che sono alcune domande che mi sono state fatte nella attesa di cominciare. E volevo appunto cominciare dalle locomotive 444, l'ultima che manca di tutto il programma, almeno quello che era stato diciamo, previsto, è la 444-114 che fa parte, articolo 60-304, e che fa parte delle locomotive diciamo di seconda serie. Nel frattempo, allora, comincio con andare a cercare proprio l'immagine di quella unità che è abbastanza importante. Eccola qui. Questa è l'immagine che noi abbiamo preso come riferimento, oltre ovviamente alle altre caratteristiche. E questa è fotografata a Napoli Centrale. Qualche considerazione generale. Come la 60-303 che è stata consegnata a partire da ieri è una macchina di seconda serie. Quindi macchine che sin dall'origine avevano delle differenze per quello che riguardava la forma della cassa, delle prese d'aria e delle diciamo, aperture laterali. È un inedito perché le macchine che sono state prodotte sino adesso sono tutte quante macchine che hanno fatto riferimento alle macchine di prima serie, quindi dal 006 fino alla 055. 56 e 57 sono le due macchine Shun Chopper e poi è cominciata la seconda serie. In realtà la consegna di questa unità venne praticamente a partire dal 1973, quindi in contemporanea con la consegna delle ultime unità della prima serie. Quella che abbiamo consegnato, la 093, è la prima volta che viene riprodotta una macchina di seconda serie con la livrea d'origine, quindi senza il baffo, e questa invece è la macchina di serie utilizzata a partire dal 1974, quindi con una livrea diciamo classica. È la macchina di produzione tradizionale, il pantografo 52, ecco, classico archetto arrotondato,
La locomotiva aveva, fa riferimento a questa immagine che è stata scattata nel 1976 ed è una delle macchine assegnate al deposito di Milano Centrale, quindi utilizzata su praticamente tutte le relazioni. È compatibile con praticamente tutti gli ultimi treni che abbiamo consegnato, perché si può utilizzare sia sul TE Altezza del TE55-190, quindi il TE in versione estiva, eventualmente anche con il TE in versione diciamo invernale 55-188, e eventualmente anche con i rapidi, tra cui il rapido degli anni 70, di cui l'anno scorso abbiamo consegnato i primi due set e di cui parleremo più avanti. La data di consegna di questa macchina è prevista per diciamo la seconda decade di settembre, quindi pensiamo, ci auguriamo che prima di novembre, come mai si dovesse fare, sperando che si faccia, possa essere disponibile. Non è l'unica novità a breve, sempre tra le consegne delle locomotive elettriche, perché sarà preceduta dalla 652. Questa è una macchina che non abbiamo mostrato nei nostri giri, non abbiamo ancora fatto vedere, ed è una macchina, diciamo, classica. Rispetto alle 652 già prodotte, ha delle particolarità, e nello specifico di essere una delle macchine con il l'accoppiatore 78 poli posto all'esterno e non all'interno come le macchine fatte in precedenza. Quindi la differenza dal punto di vista estetico è di aver scelto una macchina dell'ordinazione successiva. È disponibile sia nella versione analogica che nella versione digitale, entrambe saranno consegnate a partire dal 24-25 di luglio, quindi è una questione essenzialmente di una settimana. Rispetto alle macchine precedenti abbiamo affrontato e riteniamo anche risolto quel problema che c'era più di tanto di bloccaggio della macchina del carrello centrale. La motorizzazione è quella classica con il, diciamo, il motore centrale a 5 poli. Dal punto di vista estetico riteniamo che sia stata particolarmente curata e rappresenta un po' l'ultima dei 652 di quest'anno. Abbiamo già fatto, la prima a essere consegnata a dicembre è stata la macchina in livrea Merci Italia, che è andata per fortuna e purtroppo rapidamente esaurita. E abbiamo la macchina XMPR, avete visto la prima 652 della versione Merci Italia, che era una macchina 058, che è stata realizzata anche quella in una serie limitatissima. Invece questa macchina, diciamo, tradizionale nella configurazione degli anni 90, è la macchina classica che può essere utilizzata, diciamo, alla testa di qualsiasi treno nazionale, merci e passeggeri, soprattutto perché è una macchina di, diciamo, di grande potenza, che è stata, come vediamo anche nelle immagini che scorrono, utilizzata sia sui treni merci e sia per molto tempo sulla linea del Brennero a traino di tutti gli Eurocity, in particolare anche il Michelangelo, per il quale addirittura era prevista inizialmente talvolta anche la doppia trazione. Lo guardiamo subito perché non me lo ricordo, non lo so dire, non lo vedo così, lo verifichiamo subito. Tu ti ricordi qual è il deposito della macchina 152? Le due fatte, sicuramente non è né di Milano né di Napoli, perché le due che avevamo fatto in precedenza erano state scelte tra i due depositi, quindi probabilmente è un altro dei depositi. Comunque lo vediamo dopo, lo guardiamo anche nei disegni. Sempre per rimanere in tema di locomotive elettriche, so di fare un attimino un salto prima di dedicarci direttamente al 626. Approfittiamo oggi dell'arrivo del campione di produzione della macchina ungherese, la B63, una macchina che manca ormai da qualche anno. Abbiamo rimessa in catalogo quest'anno e abbiamo scelto una delle macchine caratteristiche per essere tipica dell'epoca quarta, quindi ancora con la stella rossa davanti e con la livrea in grigio chiaro, tutto quello che riguarda le parti diciamo basse della casa. La macchina, questa qui, sarà disponibile nella versione normale a partire dalla fine di settembre, fine settembre, fine di ottobre, nella versione Salvo, che è invece una versione esclusiva per un negozio ungherese, circa una ventina di giorni.
A questo punto ritorniamo a parlare di, sempre di locomotive elettriche italiane e lo facciamo parlando del 626. Voi avete visto che è stata un po' la nostra sorpresa di Norimberga, era una macchina che avevamo cominciato a studiare già da qualche anno e diciamo quando lo scorso anno abbiamo deciso di dare seguito a questo progetto l'abbiamo fatto cercando di tenere ben chiare quelle che erano le caratteristiche delle macchine che volevamo in qualche modo utilizzare come riferimento. Allora, voi vedete qui due macchine, una verniciata che è il prototipo che noi abbiamo presentato a Norimberga e l'altra invece in questa livrea che potremmo definire interista visto il nero e l'azzurro e che è arrivata qualche giorno fa. E le differenze tra le due macchine, le lasceremo qui esposte, sono sostanziali, nel senso che mentre la prima è un campione che conteneva una serie di dettagli incompleti oppure anche di alcuni errori come nel caso del consolatoio che proseguiva oltre il primo finestrino, la macchina che vedete qui esposta è una macchina definitiva. Dal punto di vista della cassa sono state fatte tutte le modifiche che erano state previste, in particolare per quello che riguardava tutta la, alcuni dettagli del tetto che non erano stati completati e faccio riferimento a mancanza della botola, al montaggio di alcuni tubi in posizione non corretta e ad altri piccoli dettagli. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti, tenendo conto di quelle che erano state un po' le osservazioni alle prime immagini che avevano circolato, adesso le abbiamo messe a fianco, voi potrete vedere come è stato significativamente modificata la parte centrale del telaio in maniera tale da eliminare quello che era stata un po' una critica, cioè di avere un eccesso di aria tra il carrello centrale e i due carrelli, il carrello anteriore e posteriore. Quindi da quel punto di vista si è intervenuti, si potrà notare diciamo come adesso le due parti siano praticamente estremamente vicine tra loro e questo anche per consentire una diciamo, riproduzione dal punto di vista estetica della parte importante del telaio. Dal punto di vista delle macchine abbiamo fatto la scelta sin dall'inizio di non fare quelle che sono state disponibili nel corso del tempo e quindi ci siamo concentrati su macchine che fossero allo stato d'origine e in questo caso quindi abbiamo evitato macchine con la porta di ferro soprattutto perché in questa fase volevamo andare a coprire quello che non era, che non è stato ancora fatto. La scelta è caduta su due unità specifiche che sono, e li andiamo a vedere, l'unità 132 e l'unità 139. Allora, l'unità 139 l'abbiamo scelta nell'epoca come macchina di riferimento per l'epoca terza. È assegnata al deposito di Napoli e ha la peculiarità di essere una macchina di cui abbiamo tutti i dati nel periodo del di riferimento, quindi a partire dal 1952. La macchina fa parte di una delle unità di terza serie, prima ordinazione, quindi le macchine che vanno da 100 fino a 180, con la riproduzione del pancone anteriore e della parte della barra tra i finestrini con i vuoti e essendo 1952 questi vuoti erano già stati chiusi, come si vede nell'immagine. E dal punto di vista estetico, la scelta sulla macchina è una macchina di costruzione tradizionale. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutte le mostre dei portelli, dei cofani anteriori, sono saldate e quindi, diciamo, le chiodature si riferiscono solamente a quelle parti che non erano, diciamo, saldate sin dall'origine. La caratteristica è quella di avere il portabandiera centrale sul cofano. L'altra caratteristica è quella di avere, come vedete nell'immagine, la scritta del deposito locomotive posizionata in mezzo ed è una cosa che era già, avevamo diciamo, mostrato, avevamo già realizzato in uno dei 646 diciamo, di prima serie che era stata assegnata al deposito di Napoli e che aveva la peculiarità dell'iscrizione del deposito non in corrispondenza della scaletta ma in corrispondenza del centro della cassa. L'altro elemento importante, i fanali di tipo originale, quindi con la ghiera in bronzo e chiaramente, aspetto non secondario, l'assenza sugli avancorpi
dei mancorrenti, sia quelli posti sotto le coperture degli avancorpi, sia quelli, diciamo, d'angolo, come si vede chiaramente in questa immagine. Tra l'altro aggiungiamo anche l'assenza dei gocciolatori che sono stati poi aggiunti tra il mancorrente e il portellone dell'avancorpo. Periodo di ambientazione di questa macchina, praticamente dagli anni 50 agli anni 60, riteniamo di essere stati, diciamo, di aver fatto una cosa che prima non era stata fatta, nel senso che anche altri 626 che sono stati realizzati e, diciamo, indicati come epoca terza, erano poi correttamente indicati come epoca terza ed epoca quarta, quindi un periodo, diciamo, intermedio, mentre questa macchina è deliberatamente riconducibile al periodo di esercizio negli anni 50. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una scelta di una motorizzazione tradizionale, quindi con carrello centrale motorizzato e presa di corrente sui quattro assi anteriori, cioè sui due assi anteriori, sui quattro assi anteriori e posteriori, per, diciamo, controllare quelli che sono gli elementi più caratteristici di un'eventuale della motorizzazione centrale. La meccanica contiene due, diciamo, molle di richiamo poste sotto i cassoncini e che servono a riportare i due carrelli in posizione centrale per evitare il movimento, diciamo, quell'effetto di serpeggio che pure esisteva sulla macchina vera, ma che il modellismo era talvolta accentuato. Dal punto di vista della meccanica, è una meccanica assolutamente robusta. Dal punto di vista del peso, la macchina avrà alla fine un peso superiore ai 360 grammi perché tutta la zona degli avancorpi è stata riempita. E quindi chiaramente il peso di tutta la macchina che ha il motore centrale va a gravare sui due assi. La meccanica ha due carrelli di aderenza che sono alternati sul carrello centrale, prende corrente da tutti i carrelli, diciamo, degli assi anteriori e posteriori, e le prese di corrente sono state nascoste all'interno della riproduzione dei motori. Io ripeto, quale macchina vi lascio qui perché voglio che ognuno possa guardata con attenzione e rendersi conto dei dettagli. Un particolare importante, voglio descriverlo, è rappresentato dal leveraggio del carrello anteriore. Un attimo. Qui non si vede molto bene, però ci dà la possibilità di vederlo. Ecco qua, vedete bene la descrizione, il deposito, Napoli, smistamento. Parliamo di questo dettaglio qui. Allora, questo dettaglio abbiamo deciso di fare una scelta per la parte modellistica e una scelta per la parte estetica. Allora, la macchina nasce, come vedete in questo caso, con la riproduzione di questo dettaglio leggermente schiacciata. Perché? Perché soprattutto dal lato dove c'è la scaletta, evidentemente la presenza di un dettaglio così importante avrebbe impedito la circolazione sul raggio, diciamo, o raggio stretto. La macchina è venduta per circolare sui raggio 438, cioè il minimo commerciale. Evitiamo di far andare sul raggio 360, perché oggettivamente credo che tutti i dettagli, soprattutto tutte le tiranterie, tutte le riproduzioni delle sapiere, rischierebbero di essere completamente vanificate. Quindi il dettaglio è stato riprodotto in maniera, diciamo, accennata, quindi con una profondità che permette la circolazione di iscrizione in curva e il contatto, diciamo, di non avere contatto con la scaletta in questa parte. Oggettivamente, per coloro invece che vogliono vedersi la macchina, vogliono vedere la macchina dal punto di vista estetico, esiste questa soluzione, cioè pezzo è stato invece riprodotto in tutte le sue caratteristiche, in tutte le sue forme, in tutto il suo spessore, quindi anche con un aggetto significativo in termini di circa 3 mm, e questo pezzo può essere montato direttamente sul pezzo esistente. Quindi non ci sono fori da fare, si sfrutta la particolare forma e l'incavo dovuto che esiste tra le due contromentature di metallo, di acciaio, e quindi all'interno di questo si può montare questo dettaglio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per coloro che vogliono avere una macchina estetica ma funzionale sui carrelli
anteriori dall'anno opposto alla scaletta possono tranquillamente montare il dettaglio. Per coloro invece che lo vogliono tenere esposto, è chiaro che lo possono montare anche dietro la scaletta, però evidentemente riducendone la circolabilità sulle curve non inferiori a 600. Quindi questo è un dettaglio che riteniamo sia stato particolarmente depurato, che riteniamo anche ben riuscito e rappresenta anche una novità dal punto di vista della concezione del mezzo. Evidentemente abbiamo immaginato anche una serie di versioni successive, quindi con pantografi 42 alternative al pantografo 32, e vediamo le diverse basi che sono state già previste. E per quanto riguarda il pantografo, sottolineo che quello che vedete è ancora un pantografo non definitivo, e perché mancano alcune piegature, soprattutto la realizzazione di alcuni dettagli, in particolare della parte superiore, è ancora un po' troppo grande. Sicuramente una soluzione cautelativa dal punto di vista della robustezza del pantografo, un po' meno dal punto di vista dell'estetica. Il pantografo finale, che è l'ultima cosa che ancora non abbiamo ricevuto in via definitiva, prevede appunto una soluzione sicuramente più fine e soprattutto la piegatura caratteristica della crociera superiore del pantografo 32. Per quanto riguarda la versione invece in epoca quarta, abbiamo fatto riferimento alla macchina 132. L'abbiamo scelta apposta perché si tratta di una macchina inizialmente pensavamo assegnata al deposito di Torino, poi ci siamo resi conto che in realtà è una macchina che è stata assegnata al deposito di Alessandria e quindi verrà realizzata con le iscrizioni del deposito di Alessandria, ed ha la particolarità di avere, qui lo vediamo molto bene, tutti i portelli chiodati. Quindi dal punto di vista estetico si tratta di una macchina con gli avancorpi completamente diversi. Fa parte di un lotto di unità costruite dalla Fiat che avevano praticamente la peculiarità di non avere i portelli saltati, ma di avere i portelli chiodati. E quindi su questa macchina ci sono tutte le riproduzioni e tutte le chiodature sulle mostre di ogni avancorpo. Facciamo notare ancora una cosa: questa macchina ha invece i mancorrenti. In questo specifico prototipo mancano purtroppo i mancorrenti laterali, ci sono i mancorrenti frontali, e la macchina, come vedete molto chiaramente in questa immagine, non ha il gocciolatoio sopra il portello. E questa è una peculiarità, perché sulle macchine riprodotte sinora tutte quante facevano riferimento ai gocciolatoi nella fase finale di esercizio, cioè quando le macchine avevano ricevuto il gocciolatoio. Mostro un'immagine di questo dettaglio in maniera tale che tutti quanti si sia in grado di riconoscerlo. Ecco qui. Questa è un'immagine di un'unità della stessa serie. Vedete che sopra il portello, che qui, c'è questa linea. C'è un gocciolatoio posto di sopra per evitare che la pioggia entrasse direttamente nel portello e quello facesse funzione. E qui c'è l'altro. E quindi questo dettaglio, che è un dettaglio presente nelle altre macchine, noi al momento abbiamo ripetuto di non farlo. Vedremo nelle versioni successive. Ma, ripeto, abbiamo voluto fare qualcosa che fosse epoca terza ed epoca quarta, quindi periodo di riferimento anni 50-60 e anni 60-70. Poi sappiamo che a partire dal 77 ha cominciato a cambiare la posta, la porta di metallo, eccetera, ma siccome tutte quelle versioni sono state in qualche modo declinate, valeva la pena fare qualcosa. Così come la scelta degli avancorpi è stata fatta scegliendo delle unità che sono state in servizio fino alla fine con gli avancorpi entrambi di tipo basso, cioè tipo alto. Quindi essenzialmente la situazione normale, tipica della macchina di seconda serie. Abbiamo evitato l'avancorpo grande, che invece è una ricostruzione fatta con pezzi di unità della quarta serie, oppure infatti non con pezzi di quarta serie, ma con la stessa logica delle macchine di quarta serie. Dal punto di vista costruttivo, riteniamo, ripeto, questa è la macchina che è arrivata ormai la settimana scorsa, perché è stata fatta vedere solo a Lecce, peraltro non era stata provata, noi adesso invece la macchina l'abbiamo qui in versione definitiva, mancano pantografi, la produzione partirà nei primi giorni di agosto e riteniamo che
con l'autunno, diciamo l'autunno inoltrato, le macchine saranno disponibili. Prima arriverà la macchina di epoca terza e poi a seguire la macchina di epoca quarta. La macchina è disponibile nella versione tradizionale analogica e nella versione digital sound con altoparlante rettangolare, quindi l'ultima generazione, e Lock Sound 5, come del resto anche tutte le macchine che stiamo realizzando della versione sound sono tutte quante con il Lock Sound. E con questo ritengo di aver, diciamo, in qualche modo concluso la parte relativa alle locomotive elettriche. Faccio un breve intervallo per parlarvi invece della carrozza che vedete lì, dell'unica carrozza elettrica, in attesa che si prepari le novità dal punto di vista delle carrozze e dei treni. Allora, quella che vedete è una carrozza elettrica di tipo UB che fa parte di un gruppo di carrozze, diciamo, tipiche degli anni 60. Allora, guardandola riconoscerete immediatamente la carrozza Leppi classica, quindi quella, diciamo, prima della guerra, con i 10 scompartimenti e con le riforme tipiche delle carrozze, diciamo, prima della guerra. In realtà, dal punto di vista estetico, una testata è stata modificata. E questo perché a partire dagli anni 60, dal 1965, la compagnia dei vagoni elettrici, con l'entrata in servizio delle carrozze M1 ed M, che avevano la peculiarità di avere un solo vestibolo, aveva cercato di uniformare anche per motivi di sicurezza. Chiaramente un vestibolo è più facilmente controllabile e quindi, non essendo necessaria l'accesso da più parti, avevano cercato di ricostruire le carrozze. Ne hanno fatte un certo numero. Allora, secondo il libro di Lepage ne sono state realizzate 25. Secondo invece gli studi fatti dal sito tedesco wagonlinks.de ne sono state realizzate 32. Riteniamo che questa seconda numerazione, cioè questo secondo numero, sia decisamente più corretto, perché abbiamo potuto riscontrare tutte le carrozze che sono state trasformate. Quella che noi abbiamo scelto è la carrozza 3881, che fa parte delle carrozze costruite dall'Ansaldo, è stata l'ultima unità ad essere trasformata e quindi, chiaramente, essendo l'ultima unità ad essere trasformata, anche quella si ha avuto la vita più lunga. Infatti, nelle immagini che stiamo vedendo, la si vede nella versione, tra virgolette, TEN, cioè nella versione degli anni 70-80, quindi con la banda bianca, la rimozione di tutte le scritte della compagnia del vagoni letto e la scritta della nazione in cui la carrozza era immatricolata. Quindi la carrozza fa parte di quelle Ansaldo. Le Ansaldo sono un lotto di 18 carrozze ricostruite a partire dal 1950 su rottami di carrozze precedenti. Addirittura sono state le carrozze Breda, costruite prima della guerra, che sono state danneggiate. Le carrozze sono state consegnate nel 43. Del 41, dal 41 al 43 sono state immediatamente danneggiate, sono state poi ricostruite dall'Ansaldo a fine, alla metà del, diciamo, a partire dalla fine degli anni 40, primi anni 50. Addirittura queste carrozze sono state considerate come danni di guerra pagati dal governo italiano, dallo Stato italiano, alla compagnia dei vagoni letto che aveva sofferto perdite in giro per il mondo. La scelta che abbiamo fatto è stata quindi quella di non fare la carrozza già esistente, ma di fare queste caratteristiche UB con un solo vestito. Dal punto di vista qualitativo abbiamo riportato il telaio con le due travi, come diciamo dalla carrozza originale. Il carrello è un carrello Mindendeus tipo MD36, ci sta tutta la riproduzione delle varie casse con tiranteria, freni. La lasciamo anche questa in maniera tale che possa essere vista. E l'altra peculiarità che la rende, diciamo, particolarmente interessante è chiaramente, essendo una delle carrozze che è arrivata in fondo, la sostituzione dei mantici con il brellet e con l'incastellatura. Quindi una carrozza, diciamo, interessante per coloro che vogliono fare dei treni notturni degli anni 80, in quale questa carrozza può essere tranquillamente abbinata sia a carrozze M o MU, sia a carrozze addirittura del tipo T2S, che sono entrate in servizio nel 75, quindi ha una certa versatilità.
A partire da questa carrozza seguiranno poi, come c'è indicato sul catalogo, la versione del degli anni 70 di costruzione Ganz, con una leggerissima differenza per quanto riguarda la cassa, e questo perché la versione Ansaldo, di carrozza ricostruita sulla base Ansaldo, ce n'era una sola. E quindi per evitare di proporre la stessa carrozza in più numerazioni, abbiamo fatto la scelta di dedicarci ad un altro tipo di carrozza, che sono le carrozze Ganz, e hanno delle differenze per quanto riguarda i carrelli e delle differenze per quanto riguarda la parte estetica, perché la fiancata è dotata di una nervatura, di un coprigiunto, che è posto nella parte, diciamo, sotto i finestrini. Faccio vedere la carrozza che abbiamo scelto come carrozza di riferimento. Questa è addirittura un'altra delle carrozze che ha subito la trasformazione degli intercomunicanti. Ecco, si nota a questo punto molto bene il fatto che questa carrozza, che è la carrozza che andiamo a produrre nella livrea della compagnia del Brunelletto, ha la modellatura, il copriggiunto sotto il piede, che non è presente invece nella carrozza Ansaldo. Dal punto di vista costruttivo, le caratteristiche generali sono le stesse, compresa la presenza, come vediamo in questa carrozza, delle vestigia del vecchio vestibolo, nel senso che la carrozza, pur essendo stata modificata nella parte posteriore, ha mantenuto i copriggiunti sul tetto, cioè i congelatori sul tetto, anche se lì ormai non avevano più senso. Dopo di questa verrà prodotta la carrozza Nivelle, che è la versione francese, con essenzialmente, sostanzialmente simile a questa, però con le iscrizioni dell'essenza. La scelta è stata fatta, come fu fatto a suo tempo, diciamo che i costruttori tendevano a rimanere in ambito nazionale, non salvo in particolare del parco italiano, le carrozze francesi di Mel erano prevalentemente assegnate al parco francese e così via. Questo devo dire tra l'altro è un prototipo, invito a vedere con attenzione il modello definitivo, perché sono state montate all'interno anche tutte le tendine realizzate di colore grigio con la parte inferiore alluminio, con la pacchetta sotto di riferimento alluminio. È una particolarità che purtroppo non vedete sul prototipo, ma che invece la carrozza è in consegna da ieri, quindi è una novità ed è disponibile. Ne abbiamo fatte di questa carrozza 400 e poi continueremo nelle versioni della compagnia dei vagoni letto, che sarà consegnata a partire dal mese di ottobre. Sempre per quanto riguarda il tema delle carrozze letto, visto che ne parliamo, ci soffermiamo un attimo sulla carrozza elettrica, la carrozza ristorante, scusatemi, completamente nuova. Brevissimo cenno storico. Allora, a partire dagli anni 60, la seconda metà degli anni 60, le ferrovie decisero di, la compagnia dei vagoni letto decise di modificare una parte delle carrozze ristoranti che circolavano in quel periodo, rendendole più capienti per via della maggiore domanda, sia più versatili, soprattutto per la composizione con i prelevati. Parlavamo prima a proposito della 444 dei rapidi 1971, quindi carrozze con filetto rosso, che indicavano nello specifico il fatto che si potesse viaggiare a 180 km orari. Ecco che 1971-72 vi era la necessità di avere a disposizione carrozze ristoranti idonee a fare quel servizio. E la scelta cade proprio sulle unità pistoiesi. Le unità pistoiesi, note come tipo 1925 trasformate, in realtà non sono altro che la trasformazione di carrozze costruite negli anni 20 dalle officine inglesi della BRC e dalle officine reggiane. A partire dal 66 le officine ferroviarie pistoiesi, che poi diventeranno la Brera, procede a una trasformazione, vedranno quella che oggi è l'Ansaldo Brera, procede a una trasformazione delle carrozze realizzando appunto le carrozze ristoranti note col nome di pistoiesi. Quali sono le caratteristiche? Allora, va bene, innanzitutto un salone da 52 posti, quindi in grado di soddisfare evidentemente un gran numero di operatori, e soprattutto il fatto di essere attrezzate per i 180 km orari. Quindi, come vediamo nell'immagine, anche queste carrozze finirono con l'essere dotate del cosiddetto filetto rosso. Quindi il filetto rosso è un po' sbiadito,
però grandendo bene l'immagine si vede come questa unità della 800 bar, fotografata ancora nel 1977 a Roma Termini, abbia sotto la livrea classica della carrozza della compagnia del Mobilileggio anche un filetto rosso. D'altra parte, la presenza del carrello Minde giustifica esattamente il fatto che a quel tempo si potessero raggiungere i 180 km orari. Partendo da queste carrozze siamo arrivati a Fabio. Rispetto alle carrozze esistenti sul mercato, come è stato già fatto notare non da me ma da altri prima, questa è effettivamente una carrozza italiana in tutto e per tutto. Le differenze sostanziali rispetto ad altre carrozze che sono state realizzate anche da altre case, le differenze riguardano essenzialmente tre aspetti. Il sottocassa, completamente diverso per la presenza di un numero rilevante di batterie per il discorso dell'area condizionata, e dal punto di vista poi in aggiunta sempre al sottocassa la presenza del blocco dell'area condizionata, quindi da una parte il generatore e dall'altra parte dei due ventilatori che qui vediamo in immagine coperti da una griglia classica, eccoli qua, molto simile a quella operata esistente su altre carrozze, come per esempio delle carrozze di ultima generazione, e poi soprattutto sulla parte esterna della cassa la presenza di questa griglia enorme tra i finestrini della zona cucina e quelli della zona salone. Ricordo inoltre che i finestrini della zona salone erano tutti fissi, tranne il primo grande e l'ultimo erano apribili, questo per poter fare del riscontro d'aria quando la carrozza era ferma, le cucine erano attive e l'aria condizionata non andava. Quindi il primo e l'ultimo, oltre ovviamente a quel piccolino, dovevo girare per avere così. E qui possiamo vedere che questa è la parte di cucina, questa è la parte di salone, questo è il finestrino e l'altro corrispondente di unici aprile. È interessante notare, qui il modello ancora non lo vedete, all'interno queste carrozze erano state colorate stranamente in un colore vivace della compagnia del carrozze elettriche ed in particolare di colore rosso, un colore che qui vediamo è rimasto in qualche modo unico nella storia della compagnia. Ecco. Questa la carrozza qui è in servizio penso le ferrovie belghe, ma l'interno rosso è una peculiarità che è rimasta, diciamo, sin dall'inizio. Al momento noi abbiamo previsto di realizzare la carrozza nella versione con il filetto rosso, anch'essa con i burellet e con tutte quelle che sono le particolarità che la rendono, diciamo, unica nel servizio, idonea al servizio internazionale. Tanto faccio scorrere qualche immagine anche per capirne quello che era l'utilizzo. Qui la vediamo a Verona nell'88 in servizio su quello che era l'Alpine Express, quindi il servizio internazionale. La carrozza qui ha mantenuto i carrelli Minden, ma non ha più né il filetto rosso né il logo della compagnia dei vagoni letto. Questa invece è una carrozza ricostruita dalle ferrovie francesi e utilizzata su quello che vorrebbe essere il Venice Simplon Orient Express delle Saint-Pierre, sapete che c'è una certa concorrenza tra i due operatori. Qui vediamo la carrozza a Innsbruck e qui notiamo come questa carrozza in servizio internazionale, probabilmente nel 1986, è ritornata ad avere i carrelli CTS, quindi un'ulteriore variante da poter fare. Faccio notare sempre la grandezza di questa griglia laterale che è presente su entrambi i lati. La carrozza non è molto diversa concettualmente da quella fatta per esempio per il Mistral, però sono proprio degli adattamenti. La compagnia alla fine aveva, le compagnie di vagoni letto avevano queste carrozze sparse sui vari mercati. Il mercato italiano, lo ricordo, per la compagnia di vagoni letto è il secondo mercato dopo la Francia, quindi un mercato assolutamente importante, così come vennero aggiornate, dotate di impianto di condizionamento, quelle utilizzate sul Mistral, che avevano però i carrelli tipo N1, si fece la stessa cosa sul mercato italiano, dotandole di carrelli Minden e attivando un sistema di aria condizionata, realizzando un sistema di aria condizionata completamente diverso. Questa carrozza è diversa purtroppo dalle altre, proprio per la presenza di un finestrino, i finestrini sono rimasti piccoli, mentre sulla versione francese è stato oppresso, e per la presenza delle due griglie, che la rendono unica.
oltre che per una serie di dettagli sul tetto, come vabbè, poi come potrete vedere con attenzione. Faccio scorrere qualche immagine, ecco, qui vediamo il 1983-84, in composizione ad uno dei rapidi, equivalente del rapido 904-905, dove la parte centrale del treno, che comprendeva le carrozze di seconda classe, era formata sia dalla carrozza ristorante che dalla carrozza ristoro. Questo è il treno che noi abbiamo realizzato come articolo 70, 76, 77, 78 e 79. Quindi le carrozze sono state riprodotte tutte, mancherebbe, mancherà, fino a quando non la realizzeremo, la carrozza in questa configurazione, quindi senza il logo della compagnia dei vagoni letto, per poterlo fare sui treni rapidi. Nella configurazione invece che noi abbiamo scelto con il logo della CQL, la mettiamo nel 75228 che va a completare il rapido del 1971. Non è l'unica carrozza caratteristica di questo set, ma abbiamo anche un'altra carrozza importantissima, che è la carrozza tipo Y. Dico importantissima perché, pur essendo facente parte di un lotto molto piccolo in termini di unità, solo 24 unità costruite, le carrozze tipo Y sono state, diciamo, hanno precorso una serie di importanti innovazioni che hanno poi caratterizzato le scelte delle ferrovie a partire dagli anni 70. Ecco, noi, voi sapete, noi abbiamo già prodotto le carrozze Y ormai qualche anno fa, è stato il primo modello fatto dall'Atlon in completa autonomia nel 2004. Dopodiché non le abbiamo più riprodotte, ci sembrava giusto che alla soglia dei 20 anni fosse, diciamo, utile ritornare su questi modelli, scegliendole delle versioni che finora sono state identiche. E quindi la scelta è caduta proprio sulle unità con un piano di condizionamento Galileo, che sono le unità, tutte le 20 unità di prima classe, ecco qui, trasformate per funzionamento sui treni rapidi. Qui vediamo quelle rosso fegato che avevamo proposto ancora come articolo 16043, quella in livrea castano con il ricasco alto del tetto. Ecco, manca questa versione, che è quella, diciamo, esperimento con l'aria condizionata, quella rosso fegato l'abbiamo fatta e quindi ci siamo voluti concentrare, ecco, su questa tipologia di carrozze. Questo è uno dei fotocomposite che abbiamo fatto con tutti i dettagli che abbiamo recuperato della carrozza del 1974-75, si vede molto bene il posizionamento delle griglie sul tetto. Quindi, agli aereatori tradizionali che qui si vedono nella parte posteriore della parte arretrata del tetto, vengono aggiunte una serie di griglie e di prese d'aria che caratterizzano l'impianto Galileo. L'impianto Galileo è un impianto particolarmente impegnativo perché prevedeva l'impianto di condizionamento, chiaramente con regolazione per ogni compartimento, per ogni singolo compartimento. E infatti qui ci sono 9 prese d'aria più 2 prese d'aria aggiuntive, che sono quelle per il discorso, per il condizionamento del corridoio. Dal punto di vista estetico abbiamo colto l'occasione anche per fare dei miglioramenti, evidentemente sul modello che era nato ormai qualche anno fa, e ci saranno anche dal punto di vista estetico delle differenze significative per quanto riguarda i condizionatori e l'impianto elettrico, perché chiaramente, essendo un impianto di condizionamento così impegnativo, era necessario avere un impianto elettrico molto più complesso. La carrozza di riferimento che abbiamo preso è questa, e purtroppo l'immagine in bianco e nero non ci dà giustizia, ma guardandola con attenzione notiamo come anche questa carrozza abbia il filetto rosso. Si vede questa linea che corre, diciamo, sul grigio scuro. Il rosso delle fotografie in bianco e nero tende sempre ad avere, per fortuna, ad essere un colore visto, letto come chiaro, e qui si vede la carrozza con le scritte dell'aria condizionata e con il filetto rosso. Ovviamente non è l'unica immagine, perché su queste carrozze ci siamo documentati, abbiamo continuato a documentarci anche nel tempo, ecco, e questa qui, altra carrozza con un altro numero di servizio e che presenta le stesse caratteristiche. Anche qui, guardando con attenzione, vediamo che dove c'è il mio puntatore si vede il filetto rosso di riferimento. Ma come questo non dovesse bastare, data di revisione 1971-1972, iscrizione aria condizionata e poi
immancabilmente il numero 180 che ci garantisce questa faceva parte del nome delle carrozze utilizzate sul treno. Al completamento del set abbiamo poi un'ulteriore carrozza di seconda classe, questa volta di tipo X, scegliendone tra le uniche di quel lotto che non avevano l'aria condizionata. Quando sono nati questi treni rapidi e ripercorrevano come tracce orarie quelli del treno azzurro e prima di esso dell'R30-33, le carrozze avevano la prerogativa di essere tutte dotate di aria condizionata. Nelle riproduzioni che noi abbiamo fatto, abbiamo avuto nel primo set due carrozze di prima classe, che sono due carrozze, una con impianto di tipo tradizionale, l'altra con impianto Galileo, anche se con una scansione completamente diversa da questa. Nelle carrozze di seconda classe le abbiamo scelte fino adesso tutte quante con l'aria condizionata, e quindi abbiamo nei primi due set, 55-226-227, tre carrozze di prima classe, tre di seconda e tre di prima. Adesso abbiamo ancora una prima, una seconda e la ristorante che vanno a completare il treno. Teniamo conto che come orario questo treno aveva una composizione sostanzialmente bilanciata tra carrozze di prima classe e carrozze di seconda classe. Le carrozze di prima classe erano sempre tutte con l'aria condizionata, le carrozze di seconda classe ce n'era un lotto che permetteva di avere, quelli che non ce l'avevano avevano di esempio e facevano sempre. Faccio notare che dal punto di vista proprio numerico la composizione del treno si ispirava a quella del treno azzurro, e come è stato scritto sia dall'ingegner Mini che da Voltani, il treno azzurro aveva più carrozze di prima classe che carrozze di seconda. A questo punto, visto che ne abbiamo parlato, prendiamo anche due parole su questo, dopodiché lo apriamo, questa è la confezione, il treno è ormai in via di occupazione, sarà disponibile per i primi giorni di agosto, io ho sostenuto pubblicamente, non mi smentisco, che entro il 31 agosto sarà in consegna, siete autorizzati a rincorrere indietro, questo non sarà vero, faremo di tutto per essere. La cosa che voglio far notare è che il cofanetto avrà all'interno un volume di 16 pagine sulla copertina che comprende la storia del treno azzurro e, oltre alle immagini note, anche alcune immagini completamente inedite del treno azzurro fotografato a Milano Centrale e a Firenze. Quindi, quelle che sono le foto che già abbiamo raccolto sui libri, però per non fare un doppione che non aveva senso, l'abbiamo voluto in qualche maniera integrare con delle foto identiche, oltre ovviamente a una parte descrittiva che aiuta un po' a capire il tempo, il fatto perché il treno azzurro fosse alla fine più pensante, più famoso del Settecento. E quando noi parliamo del 1957, e perdonerete questo mio breve excursus storico, nel 1957 i Settecento erano solo due e viaggiavano solo nel periodo estivo e avevano smesso di viaggiare sulla relazione Milano-Napoli, perché Milano-Napoli lo potevano fare solo 3 volte alla settimana, e facevano Milano-Roma, ma solo nel periodo estivo. Quindi era un treno molto apprezzato dagli americani che venivano in vacanza in Italia, che era il periodo della dolce vita, ma non era il treno di tutti i giorni. Il treno di tutti i giorni era il treno azzurro, che era nato con l'idea, diciamo, di garantire un collegamento anche veloce per coloro che dovevano andare a fare, diciamo, gli affari dalla operosa Lombardia fino alla capitale d'Italia. A questo punto potremmo aver finito la parte, diciamo, classica della presentazione, che come voi sapete mi piace sempre onorare le manifestazioni fornendo qualcosa. Noi oggi abbiamo portato una cosa nuova di grande attualità, che adesso il mio collega Marco ci fa vedere e che in qualche modo è particolarmente interessante, anche perché è uno dei treni che tuttora collega due delle città più importanti del mondo, e cioè Parigi con Venezia. Andiamo a cercare le immagini. Nel frattempo, ecco, quello che voi state per vedere è il nuovo tello che abbiamo annunciato quest'anno e che dal punto di vista, diciamo, commerciale proponiamo nella formula classica di arte dei due set con carrozze letti e carrozze scelte e ristorante. Quello che vediamo oggi è il primo set completo, e lo vediamo qui con tutte le carrozze, e invece è ancora
purtroppo incompleto il secondo set perché manca la carrozza di speranza, però nel frattempo ci siamo portati avanti e in attesa che venga completata la produzione abbiamo voluto mostrarlo in anteprima. Quindi questa presentazione, diciamo che in qualche modo vuole, anche se ultima per un certo punto di vista, vuole essere anche prima per altre. Eccomi, allora, il treno nasce con l'idea di riprodurre la composizione attuale, cioè quella del treno che ha carrozze a cuccette e carrozze lenti. Le carrozze a cuccette rispetto al passato, voi sapete che questo treno lo abbiamo seguito molto, ha diciamo modificato la sua composizione, mentre le carrozze lenti sono rimaste sostanzialmente le stesse. Le carrozze lenti sono rimaste le stesse, cioè siamo passati dalle MU dell'Artesia alle MU di questo treno. Le carrozze a cuccette sono invece completamente diverse, perché nei primi treni erano carrozze ricostruite. Perdonate la qualità delle immagini, non tutte all'altezza, ma comunque è interessante vederle per capire quelle che sono le caratteristiche. Mentre le prime carrozze erano delle carrozze addirittura con i carrelli Mindel autorizzati a 200 km/h, quelle che abbiamo riprodotto nel primo Artesia, quindi qualche decina di anni fa, una decina di anni fa, e poi successivamente nella livrea classica XMTR con le slip tendo. Questa volta il treno è completamente diverso perché le carrozze a cuccette sono cambiate. Sono diventate carrozze a cuccette di tipo X con tetto carrellato, nella variante che noi non avevamo finora mai prodotto, con i finestrini chiusi, sigillati. Quindi dal punto di vista, diciamo, costruttivo, non parliamo di una riverniciatura di una carrozza, quanto nello specifico di una nuova carrozza, perché abbiamo preso quelle che sono state le cuccette che abbiamo prodotto nel treno 55068 Riviera Express, che erano due carrozze cuccette con tetto carrellato, e le abbiamo aggiornate alla versione attuale con porta lateralizzata, senza l'indicatore delle cuccette libere e con i finestrini di tipo sigillato. Le riconosciamo immediatamente perché sono le carrozze cuccette che hanno il compartimento finestrino del compartimento cuccettista più piccolo, e quindi questo è un elemento che le caratterizza rispetto al passato. Ovviamente sottoclassa classico, con tutta la riproduzione dell'impianto frenante, dell'impianto di condizionamento dell'aria, e essendo carrozze ancora con le porte tradizionali, quindi a libretto, ma con l'impianto di chiusura, con i predellini in metallo, come ormai su tutta la produzione delle carrozze, diciamo, X italiane. Aggiungiamo che poi il treno circola adesso, quindi con tutti i sistemi di lateralizzazione, tutte le carrozze hanno la riproduzione delle luci, e sono non delle tampografie, ma sono proprio dei pezzi aggiuntivi che vengono montati, che sono le luci di sicurezza che si accendono quando le porte del treno sono aperte. E questo vale sia per la carrozza, per le carrozze lenti, che per le carrozze a cuccette. Quella che vedete passare intanto in fondo è la carrozza ristorante, l'unica che ancora non abbiamo ricevuto. Riteniamo che i primi due set saranno commercializzati entro il mese di novembre regolarmente. Non escludiamo che, vista la composizione robusta del treno, si possa immaginare un aumento di qualche carrozza, eventualmente giocando su qualche cosa. Non vi nego che stiamo pensando anche al discorso della carrozza T3, che proprio recentemente è entrata in composizione al treno. Le T3 sono le vecchie T2S trasformate, doveva essere una trasformazione di un certo tipo. Poi eccola, la vediamo passare proprio sul fondo. Questa è una Trenonotte Class che era in composizione a Tello, e invece abbiamo poi verificato che almeno due di queste carrozze sono state livreate come le MU. E quindi, però, al momento di fare il treno non avevamo ancora conoscenza di questo particolare, quindi in qualche maniera ci siamo dovuti adattare a quello che abbiamo fatto. Per cui non escludiamo che si possa pensare in un futuro ad un nuovo set integrativo con una carrozza elettrica di tipo differente. Qui vediamo il treno anche in composizione mista, e questo, lo ricordo,
è compatibile anche con le altre versioni che noi abbiamo fatto del telefono, perché noi durante gli anni praticamente ogni volta che le ferrovie hanno cambiato la livrea a partire dall'Artesia abbiamo in qualche modo seguito le evoluzioni del telefono. Riteniamo che questo sia la livrea forse più accattivante, non necessariamente la più bella, ma certamente la più accattivante di tutte quelle che sono state fatte fino adesso. È un elemento, diciamo, interessante per noi poter riprodurre i treni facendo anche delle piccole varianti e continuare, diciamo, a tenere vivo l'interesse verso questi che sono ormai gli ultimi treni notte internazionali. Tra l'altro, incidentalmente ricordo che nel periodo, diciamo, in cui le ferrovie non hanno lavorato durante la pandemia, sono state più volte fotografate sull'Adriatica, ci sono anche sui vari siti, convogli interi di telo che facevano avanti e dietro sull'Adriatica. Qualcuno mi ha detto che le mandavano presso l'officina di legge per fare la manutenzione, però devo dire, averli visto in funzione regolarmente mi fa pensare che fossero utilizzati anche per qualche altro fine. In ogni caso, ricordo che l'ambientazione di questo treno è praticamente su tutta la trasversale, diciamo, la trasversale padana. Il treno ha origine a Venezia e si vede praticamente tutte le mattine attraversare da Domodossola fino a Milano Centrale, poi Milano Centrale fino a Venezia, oltre ovviamente al transito in Svizzera e poi a tutta la parte francese dove percorre quasi 600, quasi 550 km. A questo punto concludiamo questa presentazione, dopodiché esponiamo anche magari il carico container e parliamo anche dell'espresso, parlando invece di un'altra novità molto attesa che avevate visto in anteprima ma solo parzialmente in occasione di Norimberga, e cioè le carrozze pilota di nuova generazione. Chiudiamo con queste perché le riteniamo anche più interessanti. Queste carrozze sono le pilota che oggi si possono vedere un po' su tutti i treni intercity, sono diventati una presenza ormai costante. Rispetto alle pilota precedenti, voi sapete, sono completamente diverse perché le carrozze realizzate in precedenza erano originali, erano, diciamo, provenienti da un progetto nuovo, mentre quelle che voi vedete adesso, diciamo, tipo 2012, si tratta in realtà di una ricostruzione su carrozze di seconda classe. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto la scansione dei finestrini è completamente diversa, perché la carrozza, almeno fino a questo punto, mantiene la scansione dei finestrini della carrozza, quindi degli 11 finestrini della carrozza di seconda classe. La parte anteriore è stata completamente tagliata e poi è stata aggiunta la cabina, che ha le caratteristiche di essere molto simile, ma non uguale a quelle realizzate in precedenza. Il primo dato estetico che viene subito, che si evidenzia immediatamente, è il fatto di non avere la coppia di fanali, ma di avere il fanale singolo. Allora, le carrozze le abbiamo pensate in tre diciamo versioni. La prima, quella che abbiamo mostrato, sta mostrando oggi, è la versione sperimentale. Sperimentale perché è stata usata durante il periodo delle prove, che è andato avanti dal 2000 per un significativo periodo di tempo tra il 2016 e il 2017 sulla linea Roma Civitavecchia Grosseto Livorno. La composizione si può vedere da queste foto con altre carrozze di tipo Z, era una composizione robusta e il motivo per cui le carrozze hanno circolato, la carrozza certamente ha circolato in questa livrea, è perché si era nella fase intermedia in cui si sapeva che i treni intercity avrebbero avuto una livrea particolare, ma non si sapeva ancora quale. Tanto per aprire, per condividere quello che era un elemento molto particolare, mostrerò una foto inedita, credo, che fa capire quale fosse, diciamo, l'attenzione delle ferrovie verso la necessità di fare una nuova livrea, oppure, possiamo dirla, la confusione che albergava tra loro per cercare di fare una livrea che fosse accattivante e che rendesse, diciamo, i treni intercity almeno gradevoli tanto quanto i treni le frecce. Mm.
non so quanti di voi hanno visto queste carrozze, però è una delle carrozze, una delle livree studiate per i treni intercity, mai applicata, solo per l'unità 104, che è rimasta, come qui vediamo, la cima di Mantova, e che ha avuto la particolarità di essere poi rimasta in servizio con le cornici dei finestrini di colore scuro, che è l'unica cosa che la rende decisamente gradevole. Le strisce in mezzo, diciamo che anche le cornici dei finestrini in vari colori. Sì, poi si sono resi conto che la cosa diventava onerosa, perché un conto è fare una banda rossa che corre lungo tutto il treno, un ponte applicare quattro strisce di colore che poi sarebbero state diverse tra le carrozze di prima classe e le carrozze di seconda classe. Comunque diciamo che il periodo di riferimento è questo, è un periodo di studio delle livree, e allora in quella fase storica in cui si volevano caratterizzare i treni intercity ma non si riuscivano a trovare la dritta per farli, le ferrovie non avevano pensato, e quindi la Alstom, che ha consegnato le carrozze, le ha consegnate in questa livrea. Qui la vediamo durante il servizio di prova. Abbiamo fatto una serie limitatissima proprio per i cultori che vanno provando, vogliono avere un treno, vogliono fare un treno sperimentale. Ne abbiamo prodotte, ne produciamo 150, che peraltro da noi sono completamente esaurite. Un tema invece un po' diverso riguarda la carrozza pilota di livrea XMPR, perché le carrozze invece di livrea XMPR sono state realizzate, hanno funzionato regolarmente, abbiamo notizie che sono state sicuramente più di tre abbiamo i numeri. Qui ne vediamo una fotografata dal treno, che è un'immagine che ho scattato all'altezza di Roma San Lorenzo, e purtroppo questa è una di quelle di cui non sappiamo il numero, però abbiamo invece il numero e tutti i dati relativi a questa carrozza, che è la 108, che è quella che abbiamo realizzato. Qui siamo nel dicembre del 2017, questo è il servizio a Milano Centrale, la vedete in composizione ad un treno intercity, ovviamente priva delle date di revisione, si vede come la seconda carrozza, la carrozza adiacente, ha già la nuova livrea. Quindi è assolutamente compatibile prendere le carrozze 55094, 95, 96 di Acme e utilizzarle in abbinamento alla carrozza pilota e livrea insieme. Guardiamo i dettagli e qui la vediamo ancora in servizio, questa volta a Genova Brignole, anche qui in composizione ad un treno intercity. Quindi il tema su queste carrozze di livrea XMPR è decisamente più ampio, il periodo di utilizzazione è stato di almeno un anno a partire dalla consegna. Teniamo conto che queste sono state consegnate dopo aver fatto delle prove, quindi in realtà nel lasso di tempo che va dal 2017 fino alla fine del 2018 c'è stata una promiscuità di colori, quindi anche le carrozze di Brex MPR con le carrozze di treni intercity. Devo dire che la promiscuità non è cambiata, perché ho fatto delle foto sull'Adriatica la settimana scorsa e devo dire che non si vedono più composizioni con carrozze XMPR e intercity come si vedevano fino all'anno scorso, ma si vedono invece regolarmente composizioni di carrozze intercity con carrozze a freccia bianca. Devo dire, anche qui c'è oggi un po' di confusione. E in ogni caso, questa è un'altra variante, la variante XMPR, che abbiamo prodotto 250 pezzi, quindi va anch'essa a coprire un po' una nicchia di coloro che vogliono fare i premisti, mentre invece sarà prodotto il quantitativo più alto, la carrozza in livrea intercity, che è la 104. Eccola qui, qui la vediamo a Piazza Genova, questa è un'immagine del dicembre 2018 e la carrozza è nella versione definitiva. Per quanto riguarda la carrozza pilota voglio far notare un dettaglio, pur essendo tutte realizzate dallo stesso costruttore, perché sono tutte quante realizzate dall'Alstom, ci sono già delle differenze per quanto riguarda la livrea e nello specifico, se voi notate la parte di questa carrozza, che siamo dal lato porta, quindi dal lato treno, c'è la banda grigia sfuma verso la porta. Quindi questo tipo di livrea è quello che noi abbiamo riprodotto, voi vedete che a un certo punto sta fascia sfuma. Se noi prendiamo l'unità 105, che è l'unità successiva, ecco,
Io mi scuso per la qualità delle immagini perché sono state fatte sotto la nuova stazione di Roma Termini, però se si dà un'occhiata alla carrozza si vede molto bene come la banda grigia invece qui continui e arrivi a ridosso del finestrino. L'ho già detto anche nelle altre presentazioni, qui si vede, nella pessima foto si vede molto bene che il nero, il grigio scuro, va a toccare il rosso. Tutti noi speriamo che le carrozze, anche quelle normali, vengano dotate della fascia grigia all'altezza dei finestrini, perché oggettivamente è molto più gradevole, molto più bella. Per cui questa, che è stata la prima carrozza ad essere realizzata e che è stata soppiantata da questa livrea, potrebbe tornare ad attualità nel caso in cui dovesse finalmente partire la pellicolatura della banda dei finestrini. In ogni caso, per la prima costruzione abbiamo scelto quelle, abbiamo fatto la scelta su quelle che erano numericamente maggiori e abbiamo scelto l'unità con la banda sfumata, anche perché in questo caso è assolutamente compatibile con i 3-7, 5594 e 95196 che abbiamo già preso. Non abbiamo ancora ricevuto una macchina da 402B in livrea che abbiamo lanciato ormai da 2 anni, confidiamo che arrivi prima dell'estate, che si possa poi essere consegnata al strettissimo giro, perché abbiamo tutta una serie di prove di colori, di prove di sfumature, ma non abbiamo ancora un campione definitivo completo. Preferiamo non mostrarlo. A questo punto diciamo che potremmo fermarci con questa presentazione, a meno che non si voglia spendere qualche minuto ancora per parlare del espresso degli anni 80. È un espresso che ci era stato chiesto perché è un treno particolarmente, diciamo, interessante. Parliamo delle carrozze rosso fegato. Allora, ritorno sugli archivi, perdonerete questi continui passaggi tra una cartella e l'altra, ma allora, qui siamo nel 1988, giugno del 1988, è il tempo in cui ci sono gli intercity, cioè i treni intercity sono praticamente sostitutivi dei rapidi. Qui vediamo dietro la stazione di Bari Centrale, il bagagliaio, la self-service dell'intercity Adriatico, che aveva sostituito il treno. Nel frattempo faccio vedere qualche treno dell'epoca, così entriamo tutti quanti. Ci caliamo, diciamo, nel periodo dell'epoca, ecco, e tra le cose molto interessanti c'è questo espresso. Gli espressi che cominciano ad avere ormai, sono passati 6 anni dall'introduzione della livrea rosso fegato, che ripeto è della fine del 1981, noi abbiamo voluto interpretare questo treno cercando di essere più fedeli possibile. Abbiamo realizzato 2 cofanetti. Nel primo cofanetto abbiamo un bagagliaio, una prima classe e una seconda classe. Nel secondo cofanetto abbiamo voluto eccedere con le seconde classi facendo 3 seconde classi, una nella versione ristoro e quindi con le caratteristiche tipiche delle carrozze del resto. Quali sono le peculiarità di questo convoglio? Allora, nel primo set le 2 carrozze sono tutte e 2 carrozze 1970 ma ricostruite. Voi sapete che nel 1970 sono le prime carrozze FS con la carenatura e quelle con la carenatura molto ampia. Sono un cavallo di battaglia di Acme perché le riteniamo tra le carrozze più accattivanti che sono state prodotte dall'FS e sono tra l'altro le prime ad avere un solare condizionato di serie. Non gli esperimenti di Galileo di cui parlavamo prima, ma il sistema Friedman Lugo, il sistema BBC, che praticamente garantiva un effettivo condizionamento dell'aria. Questa carenatura molto pesante era in realtà nemmeno un po' un problema dal punto di vista dell'operatività, soprattutto quando si trattava di mantenere gli impianti. E quindi col tempo le ferrovie, a partire dal 1973, che sono nate queste carrozze, hanno cominciato a sostituire questa carenatura pesante con una carenatura più leggera. A questo punto ritorno un attimo con le immagini ai file delle carrozze, perché vale la pena guardare un po' con attenzione quelle che sono un po' le peculiarità di questi modelli. Allora, qui ci sono delle immagini
con le carrozze con carenatura grande. Qui si vede, queste sono foto FS, queste sono con carenatura grande, il filetto rosso, quello che abbiamo, sul parlavamo prima, 1976, 1973, 76, 77. Qui la vediamo a Genova, quando invece non ha più il filetto rosso. Da notare che permane la carenatura, quindi la carenatura integrale, compresa la carenatura della zona di Giardino. E quindi queste sono poi le immagini che abbiamo già fatto vedere, sicuramente interessanti. Si vede come la carenatura fosse abbondante, quindi chiaramente anche pesante. A partire dal 1977 comincia la riduzione della carenatura. E qui vediamo molto bene questa immagine, si vede molto bene come la carrozza acquisisca una snellezza che prima non aveva. Predellino rimane a 3 gradini ma privo della carenatura, e la carenatura centrale, oltre che essere più corta, è anche più bassa. Queste carrozze sono inedite, non sono mai state prodotte. Voi sapete che noi siamo molto affascinati dal mondo delle carrozze e quindi le abbiamo volute realizzare in questo set, perché le carrozze, sia la prima che la seconda classe, sono delle 70 con carenatura corta. Da cosa distinguiamo la 70? Dal fatto che l'intercomunicante rimane tipo tradizionale, con le porte in metallo e non con le porte in legamento, e soprattutto il fatto che permangono tutti gli altri dettagli che sono tipici di queste carrozze, cioè il carrello Mindenholz, che le rende uniche. C'è per la verità anche un gruppo di 75 che hanno il carrello Minden, però la caratteristica peculiare di queste è quella di avere, e soprattutto di essere rimaste carrozze con l'aria condizionata, come vediamo qui. Permane la scritta anche nella musica. Noi abbiamo fatto la scelta nel primo set di mettere un bagagliaio, quello di Vera Rossa Fegato, mancava nella nostra collezione, e con le due carrozze, una di prima e una di seconda classe, che mantengono tutte le caratteristiche dell'aria condizionata, ma questa volta con le carenature. Torniamo all'immagine che tra virgolette ci ha ispirato, cioè quella di questo treno che corre ormai verso Bari, o Milano-Bari, o Milano-Lecce, e arriva a Bari, fotografata poco prima di Bari con Sant'Ostini. Voi sapete che io ho un debole, ma non perché abbia un debole, perché siccome vivo lì, facevo le foto del treno che passavano lì. Qualcuno di voi aveva fatto le foto del treno che passavano da queste parti, e via. Il secondo set, invece, è un set che abbiamo voluto caratterizzare molto. E quindi, la prima cosa, abbiamo messo la carrozza di Storo, composto di Storo grande, quindi dello stesso tipo di quelle che avevamo fatto in livrea grigia, ma anche essa con la carenatura piccola, quindi un'ulteriore variante, e soprattutto con l'indicazione servizio di Storo, che era tipica delle carrozze. Per la verità, a partire dall'88 comincia anche a comparire il logo del servizio di Storo grande, però per rappresentare più flessibilità, siccome sono state relativamente poche le carrozze che hanno ricevuto il logo grande, mentre tutte hanno ricevuto il logo piccolo, abbiamo dovuto fare una carrozza universale. Quindi permane la chiusura del primo finestrino, l'accecamento del primo finestrino, i tre finestrini che caratterizzano il vano cucina, e poi passa di valle con l'iscrizione del logo. Questa carrozza è quindi una 70 di Storo, abbiamo poi una 68 in livrea rosso fegato, e qui abbiamo ottenuto la 68, quindi carrozza senza carenature, per differenziare dalle altre abbiamo ottenuto le porte originali, ancorché verniciate nella livrea dell'epoca, e poi sotto come ultima carrozza una carrozza tipo 1975, quindi con la peculiarità di essere invece una carrozza tipo diverso, senza aria condizionata e con i carrelli di tipo Fiat. Quindi questo secondo set vuole in qualche modo essere, diciamo, proprio l'essenza del treno espresso, dove chiaramente non siamo più negli anni, primi anni 80, fine anni 70, in cui si raccoglieva di tutto, comincia a esserci una differenziazione. Siamo nell'epoca degli Intercity, quindi le carrozze belle come le Grand Comfort, le prime Z, cominciano a comporre i treni di classe, cioè gli Intercity, e in considerazione del fatto che molte carrozze vecchie vengono accantonate, si ha una maggiore uniformità di questo treno espresso. Qui vediamo che sono ben 5 carrozze, che sono tutte e 5 del tipo. Per completare il set abbiamo messo in catalogo almeno una carrozza grigia, perché sarebbe stato poco realistico raccontare il treno espresso degli anni 80, della fine degli anni 80, in livrea uniforme.
c'è stata sempre qualche cosa, anche quando lui era convinto di vedere un trono bellissimo, il pugno nell'occhio arrivava di trovare sempre una carrozza tipo X. E allora l'abbiamo fatto, anche in questo caso abbiamo scelto una X75, quindi una di quelle appena consegnate, che non era ancora stata sottoposta a revisione, con caratteristiche di questo tipo. L'ultima carrozza è una carrozza ancora in livrea rosso fegato, per differenziare dalle altre, visto che ne abbiamo trovate, il logo bianco. Quindi, se uno volesse riprodurre il treno completo delle carrozze, può scegliere a due, ecco, mi manca ancora una prima classe, che è la 50711, che invece è una prima classe del tipo 1975. Quindi, se uno volesse guardare al treno nella sua interezza, una prima classe con i carrelli 1070 carenatura ridotta, una prima classe 1975 con carenatura diciamo con carenatura tradizionale, quella tipica del 75, e porte nel colore della cassa, quindi carrozza diciamo di nuova costruzione e carrozza ricostruita. E con questo fa il settore di prima classe, sono due carrozze diverse tra loro. Per quanto riguarda il settore di seconda classe, che è sempre quello maggioritario, se c'erano due prime c'erano 9 seconde, 10 seconde, noi abbiamo una 1970 con carenatura piccola, una ristoro, una seconda classe 78, una seconda classe 75, una seconda classe 75 con il logo diverso e una seconda classe 75 in livrea. Quindi uno può effettivamente spaziare, può scegliere di partire dal set con le tre carrozze di base, oppure rinunciare al bagagliaio e scegliere il set di seconda classe con la ristoro o con le prime. Cioè c'è il massimo, diciamo, della possibilità, tenendo conto che le 9 carrozze così come sono strutturate, evidentemente comunque riproducono quasi correttamente i treni espressi di quegli anni. Parliamo di treni espressi che avevano le 14 e le 15 carrozze. Cominciano a ridursi dopo gli anni 90 a 11-12 per poi arrivare alle 9 carrozze che sono la composizione attuale degli anni. A questo punto potrei dire ancora tante cose, ma credo che sia arrivato anche un orario impegnativo per tutti, e quindi mi taccio non prima di avervi ricordato che abbiamo poi da far vedere, da mostrare tutta una serie di carri intermodali che saranno invece in consegna dalla prima decade di agosto. Quelli che vedete sono campioni di produzione, stiamo semplicemente aspettando che arriveranno per il tempo. Sono carri intermodali di vario tipo, tra questi sicuramente carri innovativi sono quelli delle ferrovie polacche che trasportano i container della China Railways. Voi sapete che oggi dalla Cina si spedisce con la nave, con l'aereo, ma si viaggia anche col treno, questo è un aspetto sicuramente interessante. Eh sì, purtroppo gli italiani non sono stati ancora così competitivi da far arrivare un treno a Padova o a Milano, dove si è ripetuto. Esattamente, vedo che ci siamo capiti. Speriamo che invece l'impegno, diciamo, di quelli che spediscono sia significativo, e quindi il primo carro, noi abbiamo due carri di quel tipo che sono carri che appunto riproducono questi container particolarmente accattivanti, che peraltro si vedono in Italia, perché ripeto, queste arrivano anche a Milano, ma via camion purtroppo. Gli altri carri invece sono sul catalogo, sono i carri classici con i container Maersk, con i container Kronos, con i container Waze, ce ne abbiamo tutti questi, e quindi qui si può scegliere tra il carro Ermeva, voi sapete che ormai questi carri non sono più di proprietà delle singole amministrazioni, ma sono tutti carri di noleggiatori che li affittano alle CEMA, alla UPAC e via dicendo. Forse solo la UPAC che per anche prima ad avere un po' di... Non si può fare questa mia e va bene, quindi niente, ciao. Adesso ne esponiamo qualcuno e dopodiché siamo a disposizione per eventuali, per parte eventuale dei chiarimenti. Tanto che sono qua, quando volete, poi vi lasciamo più. Tutti i cataloghi, abbiamo portato il sortimento dei cataloghi, c'è il nuovo atto di utenti, c'è anche il Black Star nuovo che è pubblicato tutta una settimana fa, e eventuali trovate interessanti novità per quanto riguarda i carri FS, con le versioni inedite di carri FS, Arte, Corrente, Eco, e insomma, e tutti i carri che ultimamente del quale abbiamo consegnato qualcosa di molto interessante. Prego. Ho sentito le pilote, ho detto a un nome. Quando
diciamo che per Novegro, il tempo di Novegro potrebbe avere una seconda. Quello che voi vedete sono modelli, diciamo, campioni di preproduzione, quindi siamo...